volevo solo, visto che l'occasione è stare qui e c'è questa bella iniziativa questa sera, volevo solo ricordare che questa zona, specialmente la sezione di Torre Maura, che io ho frequentato fin dall'inizio, dagli anni 47, è stata frequentata molto spesso da Carla Capponi e Rosario Bentivigna, iniziatori di partito che si prendevano. Voglio ricordare che questo era dovuto anche al fatto che il primo segretario della sezione di PC di Torre Maura, che allora si chiamava Casichino, era l'unica che era sulla via Casichino, un'altra sezione era Villaggio Breda perché c'era la fabbrica. E il primo segretario, che insieme agli altri compagni operai che stavano qui a Torre Maura, che era per capo un nucleo agricolo, occupavano la vecchia casa del fascio che si trova in via dell'Aquila Reale, non so se esiste ancora quell'edificio, che era uno degli edifici più belli di Torre Maura, uno dei più belli. E lì si faceva il cinema, però poi nel 48, quando ha vinto la democrazia cristiana, è diventata maggioranza assoluta, ha tolto tutte le case del popolo. Noi con una grossa battaglia siamo riusciti a rimanere dentro due stanzette e quindi a rimanere lì come sezione per alcuni anni. Però voglio solo brevemente, mi tolgo lo spazio, questo primo segretario si chiamava Natale Maccarone, chi lo può ricordare, che è stato un personaggio, ci sarebbe da faccia in film, era il macellato delle Torre, e come tutti i macellari erano sbrasoni. Però lui aveva avuto l'occasione di fare il carcere insieme a Gramsci e Cittadini. E lo raccontava sempre, per cui aveva avuto conoscenza con tutti gli antifascisti dell'epoca, tra cui Bentivigna, Capponi, eccetera. E portò tutte queste persone nell'iniziativa di partire a Torre Maura. Io non mi dilungo sul Maccarone, chi l'ha conosciuto in un'altra occasione lo racconterò, è una storia troppo lunga raccontata, però è molto bella, molto bella quella di Maccarone, è molto bella da raccontare. E voglio concludere dicendo che io sono stato collega, consigliere di Carla Capponi dal 71 al 76, mi ha raccontato sempre tutto, l'ho conosciuto molto bene, mi onoro di essere stato un suo amico in quegli anni che siamo stati insieme in consigliere comunale, perché sedeva vicino al mio banco e ho avuto l'onore di servirla anche perché lei aveva bisogno di essere, io avevo più esperienza e quindi di essere, diciamo, aiutata nell'attività di consigliere. Quindi lo voglio ricordare e è un ricordo bellissimo anche di fronte alla figlia, voglio ricordare. Grazie.